rinviato a data da destinarsi l'incontro al MISE sulla questione Treofan. I vertici della Jindal, che avrebbero dovuto presentare il piano industriale per gli stabilimenti di Battipaglia e Terni, hanno chiesto più tempo al Ministero, rimandando l'incontro con le parti alle prossime settimane. Una doccia fredda per i 78 dipendenti dell'azienda di Battipaglia, che attendevano con ansia l'esito dell'incontro previsto per stamattina. L'incontro previsto, l'invito più che altro che il dottor Sorial fece all'interlocutore che Jindal l'ha mandato in videoconferenza, oggi non è stato confermato, quindi diciamo che il tavolo è saltato per l'ennesima volta. Non avete date, non avete nessun elemento in vista di una riunione futura? No, al momento nulla di comunicato, nulla di scritto, nulla di bocche cucite. Possiamo pensare che stanno cercando di portare al tavolo qualcuno con potere decisionale, possiamo pensare che ancora sono latitanti nel senso che non riescono ad essere rintracciati e forse non ci hanno ancora parlato. Sono solo ipotesi e supposizioni che non trovano nessun fondamento. Subito dopo il rientro, dopo la Befana, faremo un tavolo al MISE a cui sarò presente per chiedere che questo stabilimento resti aperto. Sabato sarà passato un mese esatto dalla visita di Di Maio qui allo stabilimento di Battipaglia. Da allora che cosa è cambiato? È passato un mese, è passato soltanto un mese. Di Maio, il ministro Di Maio, ha detto delle cose e speriamo che le metta in pratica. Anche la Jindal ha detto delle cose e pare che le stia mettendo in pratica, ci sta tenendo qua da più di un mese, che ormai il mese del presidio ci è passato, e stiamo ancora attendendo le risposte, gli interventi delle istituzioni e la svolta che Jindal ci faccia capire cosa vuole fare di noi, in effetti. La protesta non si ferma però? No, no, assolutamente, la protesta non si ferma, noi siamo ancora qua, sempre il presidio H24, nonostante il freddo, hai visto, ci siamo dovuti mettere qua dentro. La protesta non si ferma, vogliamo gridare a gran voce il fatto che siamo qui in attesa di risposte e in mancanza di risposte, quindi questa è la cosa che continuiamo a sottolineare e continuiamo a sottolineare il fatto che con incisività e forza che vogliamo soltanto lavorare.